Cadriam sicuramente ha un'esperienza molto lunga e profonda, la società ha compiuto 20 anni quest'anno e da 20 anni facciamo gestione degli investimenti applicando principi di sostenibilità. E quindi questo è un primo punto di caratterizzazione che non è così frequente sul mercato. Naturalmente una conseguenza naturale di questo è l'ampiezza della gamma che oggi proponiamo agli investitori sul mercato. È una gamma che è ricca per numero di prodotti, per tipologia di prodotti e per approccio diciamo riguardante la sostenibilità che noi applichiamo. Ci sono anche delle iniziative a supporto delle scelte che vanno fatte sui prodotti. Intendo dire l'educazione e la formazione degli intermediari, non solo degli intermediari, anche della clientela finale. E la storia degli investimenti sostenibili si avvicina molto più facilmente all'investimento azionario. E quindi in un primo direi approccio, un passo verso questo tipo di investimento, i risparmiatori guardano gli investimenti azionari che stanno effettivamente avendo un buon successo, però è importante spiegare e precisare che c'è anche un approccio alla sostenibilità per quanto riguarda gli investimenti obbligazionari, corporate ovviamente, ma anche sovrani, quindi emissioni pubbliche da parte degli stati. Quindi Candrian produce ogni anno un country report dove spieghiamo la metodologia con la quale riusciamo a stilare questa classifica dei paesi a seconda del grado di integrazione di alcuni criteri di sostenibilità che loro possono avere, come il capitale umano, il capitale economico, naturale, che consente di avere appunto una sovra o sottoesposizione nei confronti dei paesi più virtuosi o meno virtuosi.